Buonasera a tutti. Parliamo della vittoria contro la prima in classifica Atletico Robassomero, sul campo dell'Atletico Robassomero. Vittoria per 1-0 con gol nel recupero 92esimo, 93esimo su un contropiede. Partita che ci ha provato tutti, infatti sono stanco neanche avessi giocato io. Noi abbiamo fatto una partita semplicemente perfetta, sotto tutti i punti di vista. Difensivamente parlando, impeccabili. Loro sono una squadra che hanno più 49, mi pare, di differenza reti, con il capocannoniere Panero che ha segnato praticamente una media di 1-2 gol a partita. Quindi principalmente il nostro obiettivo era bloccare loro. Poi so che hanno preso un attaccante di esperienza, mi sembra si chiami Matteucci, che la scorsa partita ha fatto una quaterno. Quindi il nostro problema era principalmente bloccare loro e lo abbiamo fatto in maniera egregia, questo giocando accorti, giocando stretti. Grande sacrificio sia dei difensori ma anche sicuramente del centrocampo. Eravamo spuntati perché ci mancavano, diciamo, due punte importanti come Cappetta e Pedone. Ivan Krupi è entrato nel finale ma non ne ha, quindi tutto il peso dell'attacco è stato su Ciro, che comunque ha giocato una partita veramente encomiabile e molto molto dispendiosa, dovendo giocare poi praticamente da solo in attacco. La vittoria non è stata immeritata, sicuramente, chiaramente quando fai gol al 92esimo poteva anche finire 1-1 la partita, non ci sarebbe stato nulla da dire, scusate, 0-0. Poteva finire 0-0, non ci sta, sarebbe stato sicuramente nulla da dire. Ma noi durante la partita siamo arrivati spesso e volentieri davanti al portiere, solo che siamo stati imprecisi. Credo che siamo arrivati più di loro davanti al portiere. Loro fondamentalmente ci hanno impegnato due volte con un tiro da lontano che Mario ha parato in angolo e con una mischia nel finale. Per fortuna abbiamo gente che corre fino al 90esimo, quindi sono belli preparati perché su questo contropiede Giannini ha bruciato il loro difensore e insomma in un primo errore che il portiere ci aveva messo una pezza, fortunatamente non l'ha trattenuta e sulla ribattuta siamo riusciti a fare questo 1-0. È una vittoria che ci premia per tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Siamo al primo anno e essere terzi comunque adesso con questa vittoria possiamo ancora dire la nostra nelle ultime tre partite, anche se probabilmente non siamo più in lotta per la vittoria finale, ma ci siamo dati dei nuovi obiettivi, possiamo ancora arrivare secondi sicuramente. Ci fa aumentare un po' il rammarico perché abbiamo avuto troppi, troppi, troppi infortuni quest'anno, veramente. Poi tante volte negli stessi reparti siamo andati su a giocare contro la Lanzese, una partita importante senza attacco e praticamente con il terzo portiere. Tante volte, come all'andata con l'Atletico Robassomero, ci è capitato che ci è mancato il capitano proprio durante il riscaldamento, ci mancavano già le punte per infortunio. Abbiamo avuto degli infortuni gravi che hanno precluso la stagione di alcuni giocatori. Quindi il rammarico perché poteva essere una stagione un po' più fortunata c'è, però oggi è una giornata bella e ci ripaga, insomma, di quanto fatto fino ad ora, che è un gran lavoro. L'Atletico Robassomero è forte, è una grande squadra. Oggi noi l'abbiamo limitata perché anche noi siamo una grande squadra e forse ci manca ancora un pizzico di qualcosa per arrivare a loro, forse un po' di esperienza, anche se oggi li abbiamo battuti,
Il nostro cammino in classifica ci dice che non è stato fluido come loro. Loro hanno vinto molte partite facilmente, noi le abbiamo vinte quasi tutte faticando, però siamo una società in crescita e cresceremo. Prima della partita sono stato accolto dal loro presidente, con cui ci eravamo sentiti nella partita d'andata. Perché c'era stato qualche problema e poi ci eravamo chiariti tra me e Luca, il presidente. Devo dire che la partita è stata corretta, i ragazzi in campo corretti, c'è stato qualche cartellino giallo per qualche fallo di gioco, qualche battibecco come ci sta, perché era una partita tesa, qualche parola nostra, dalla panchina nostra, dalla panchina loro. Qualche parola dal pubblico, però si è svolto tutto nel migliore dei modi, non posso dire altro. Anzi, dato che c'era stato qualche problema nella partita di andata, sono molto contento che è andata così. Ringrazio Luca e Robassomero per l'ospitalità. Spero che ci possiamo sempre giocare le partite così tranquillamente, senza dover eccedere, magari parlare di altro che non sia il pallone. Anche in questo senso ci ho tenuto a calmare un po' i miei ragazzi che obiettivamente, onestamente, erano contenti per la vittoria e quindi negli spogliatoi hanno fatto un po' di casino, però poi alla fine sono entrato io, gli ho detto sì, ok, va bene il casino, però senza esagerare, perché comunque ci sono sempre gli avversari dall'altra parte che sono dispiaciuti che hanno perso e meritano rispetto. Io la vedo così, esultare è giusto, essere contenti è giusto, chi vince gode, chi perde soffre, è normale, quando perdiamo noi soffriamo. Però le esultanze, queste cose qui, non devono mai diventare una mancanza di rispetto. Ci vuole sempre, sempre grande rispetto per gli avversari, perché poi a volte capita di essere noi dall'altra parte e ci piace quando anche gli altri ci rispettano. Quindi oggi è stata una bella giornata di sport, è una bella giornata per MDN Sport.